Dopo 3 settimane, le salsicce, quelle nostre nostrane della Valle del Trionto, sono perfettamente stagionate. Si presentano di bellissimo aspetto, come vedete neanche la muffa si forma perché tengo alcuni parametri sempre costanti, utilizzando le finestre aperte a volte, anche un po' di fuoco, ma leggermente quando serve, ecco, ma proprio leggero leggero. Questo evita fare la muffa e farli stagionare in maniera anche perfetta. La muffa se c'è va bene lo stesso, ma se si riesce anche a stagionarli perfettamente senza muffa, vuol dire che hai fatto un lavoro ancora più preciso. Vedete? Adesso si tratta di metterli sotto vuoto, adesso faremo una prova assaggio. Adesso farò una prova di assaggio per valutare il contenuto. Adesso farò una prova di assaggio per valutare la qualità e per vedere la stagionatura. Testiamo. Vediamo se si presenta bella. Di più non conviene portare avanti la stagionatura perché poi diventa troppo secca. Vedete? Bella, viva, colorata, giusta. Proviamo un pezzo. Siamo anche il sale e tutto quanto. Si presenta, vedete, all'interno stagionata al punto giusto. Perfetta. Buonissima. Un pezzo di pane casareccio, un po' di vino. Il massimo. Giusta di sale, di pepe, di tutto. Adesso io li metto sotto vuoto e anche queste sono fatte. Poi mancano le soppressate che faremo fra una settimana.